Buongiorno amici e amiche di F5 News, ben ritrovati con l'appuntamento delle 12 sul nostro canale YouTube. Da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Oggi ritroviamo con noi il nostro Mattia Todisco. Ben ritrovato Mattia. Buongiorno. Allora Mattia, è la vigilia di Inter-Bologna, una partita molto importante per dar seguito alla Super Prova da parte della squadra nerazzurra contro il Benfica in Europa, però con te voglio soffermarmi oggi per fare un'analisi a 360 gradi dell'attacco dell'Inter. Arnautovic e KO, purtroppo no, è stato un infortunio doloroso e soprattutto lungo, perché potremmo riaverlo a disposizione per fine novembre, inizio dicembre. Diciamo che quella è la data da cerchiare il rosso sul calendario. Domani potrebbe esserci una staffetta, vediamo un po' se le indiscrezioni saranno confermate. Potrebbe esserci Sanchez dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, capiremo un po' quali saranno le scelte di Inzaghi. Però negli ultimi ore è uscita un'indiscrezione riguardante Taremi, no? L'attaccante del Porto, che è stato nuovamente, no, accostato all'Inter. Io ti chiedo, secondo te, in ottica, no, mercato invernale, c'è la possibilità, c'è il margine di manovra per fare un'altra operazione di entrata e regalare a Inzaghi un ulteriore attaccante? Secondo te, se è un pensiero che l'Inter sta facendo in questo preciso istante, o magari si attenderà di vedere come e quando rientrerà Arnautovic, che comunque va ad aggiungere un giocatore importante, poi può essere Taremi, può essere anche un altro. È chiaro che Taremi è in scadenza di contratto, lo sappiamo bene qual è la situazione, no? Anche relativa al suo appunto rapporto con il Porto, però ecco, ti sorprenderebbe vedere l'Inter intervenire sul mercato, ed è chiaro che forse lì davanti che manca qualcosina all'Inter. Guarda, mi sorprenderebbe soprattutto se fosse effettivamente un giocatore di questa caratura. Cioè, io non credo onestamente che l'Inter prenderà una quinta punta, a meno che veramente non subentri un infortunio, ma non di 2 mesi, ma di 6, per uno dei 4 attaccanti. E soprattutto, insomma, nel caso in cui veramente dovesse andare a prendere una punta, non credo ne prenderebbe una. Cioè, di questo valore, perché comunque parliamo di un giocatore che in questo momento è titolare in un club che fa la Champions League, non puoi pensare di prenderlo come quinta punta, ma anche solo come quarta in sostituzione di uno dei quattro, se veramente poi c'è un infortunio di un certo livello. Io credo onestamente che Taremi potrebbe diventare un obiettivo in vista della prossima stagione, perché essendo un parametro zero si scatenerà evidentemente un'asta, a meno Certo. che qualcuno non agirà, come dire, effettivamente d'anticipo, andando a prenderlo a gennaio, come per esempio fece l'Inter con Eriksen, che era in scadenza alla fine della stagione, e lo prese a gennaio dal Tottenham, però pagando 20 milioni per un giocatore che aveva solo 6 mesi di contratto. Siccome il Porto sulla capacità di tirare sul prezzo è molto simile a Levi e quindi al Tottenham, io credo onestamente che l'Inter non voglia fare quel tipo di operazione. Ripeto, già mi sorprenderebbe molto vedere un'altra punta presa sul mercato, senza altre uscite, perché io credo onestamente che se le cose andranno così a gennaio l'Inter potrebbe anche non prendere nessuno. Prenderà qualcuno se andrà via qualcun altro, ma se no potrebbe anche rimanere così in questo momento. E anche se veramente ovviamente parliamo di questioni che poi verranno risolte, comunque viste più nel dettaglio più avanti, perché siamo a inizio ottobre e il mercato apre a gennaio. Però non mi aspetto questo tipo di operazione, ripeto, e non me l'aspetto a gennaio per un giocatore di questa Sì, caratura. sì. Per il prossimo anno un parametro zero così, onestamente io ci penserei, a seconda di come andrà la stagione dei quattro attaccanti dell'Inter, perché questo per me è un giocatore di altissimo livello. È un giocatore Che è appunto. venuto fuori tardi, Sì. e che però è un giocatore che a me piace molto. È chiaro che quando l'Inter è andata a cercare di capire cosa si potesse fare per Taremi, si è vista rispondere: ci vogliono 30 milioni per un giocatore di 30 anni che è in scadenza tra un anno, magari anche no, perché il rapporto qualità-prezzo evidentemente non era il massimo della vita, però sulle qualità del giocatore io grandi dubbi non ne ho, ma questo è un giocatore che piace molto. Dobbiamo ricordare che, no, è stato anche vicino al Milan, soprattutto nelle ultime ore di mercato. Il Milan ha provato ad ottenere un importante sconto. Poi Ecco, quello che è successo nella trattativa col Milan fa capire cosa vuol dire andare a trattare col col Porto. Io Porto. ricordo ai nostri amici in ascolto
che l'Inter col Porto è capitato anche di trattare Pereira ed è stata una trattativa di quelle fuori dal mondo, perché c'è proprio legata al centesimo di euro per un giocatore che poi ha dato quel che ha dato, perché andare a trattare col Porto purtroppo è quella roba lì. E non solo, nel caso di Taremi poi c'erano delle altre agenzie di mezzo, per cui non si capiva chi avesse la fetta di torta di questa percentuale, chi avesse quell'altra, cioè era onestamente una trattativa, e è una trattativa eventualmente complicata anche nel caso in cui si andasse a prenderla a parametro zero, per cui credo che al di là della valutazione tecnica, se si farà una valutazione per Taremi entreranno dentro anche questi fattori. Sì, assolutamente, considerato tutto. Quando noi abbiamo lanciato la grafica relativa a Taremi, sotto i commenti si sono scatenati i tifosi. È chiaro, no, che il mercato attira sempre, no, polemiche, discussioni, dibattiti. E lì sotto tutti scrivono: perché Taremi? Perché non riportiamo a casa Icardi? Allora, siccome ieri è uscito anche un retroscena su Tutto Sport, ed è un po', no, una provocazione che ti voglio fare, e poi magari discutiamo insieme. Sotto la grafica di Taremi tutti scrivono: meglio Icardi, riportiamo Icardi. Quando abbiamo lanciato la grafica relativa, anche, no, ora te la facciamo vedere, questa qui, sull'indiscrezione del retroscena di Tutto Sport, che dice, no, che Icardi ha provato in estate a tornare all'Inter, è ancora innamorato dei nerazzurri, tanto a rifiutare anche offerte dal Milan, Juve e Roma. Diciamo che la scottatura di Lukaku forse ha superato, no, quella di Icardi in termini, no, di pesantezza, forse anche legata anche a una tempistica. Ma guarda, Raffaele, lì è una cosa soggettiva, però ragazzi, non dimentichiamoci, cioè, questo è un giocatore che a un certo punto si è rifiutato di giocare per l'Inter. Cioè, adesso va bene tutto, è chiaro che anche a me ha stupito molto il comportamento di Lukaku, però secondo me non siamo arrivati ancora a quei livelli lì. Cioè, ricordatevi il famoso post partita in cui Spalletti dice: c'è stato bisogno di mettere dentro un avvocato per fargli mettere la maglia dell'Inter addosso. Cioè, ricordiamoci, è vero che sono successe un po' di tempo fa, ma ricordiamoci anche cosa voleva dire ogni domenica aspettare che uscisse la moglie agente a parlare in televisione, che eri sempre lì col patema che magari attaccava un compagno di squadra. Cioè, ragazzi, come ho detto prima per Taremi, vale anche per Icardi. Le valutazioni non si fanno solo sul carattere tecnico del giocatore. Tra l'altro, al di là di tutto questo corollario che ho appena detto, non è un giocatore che prende 2 lire di ingaggio. Cioè, adesso che è passato dal Paris Saint-Germain al Galatasaray, cioè è passato anche perché comunque ha mantenuto un determinato status, e non è lo status onestamente di un giocatore che viene a fare la quarta punta, ma nemmeno la terza, quasi quasi. Cioè, adesso che lui possa avere voglia di tornare nella squadra che in questo momento è vice campione d'Europa, gioca al calcio che vediamo tutti, è sicuramente una squadra forte, lo posso capire che l'Inter possa avere voglia di riprenderselo. Quindi tu fai parte del partito no Icardi, basta, quello che è stato, ma è stato. No, esattamente, quello che è stato è stato. Cioè, a meno che non torna senza agente, ma anche senza agente proprio, cioè, francamente anche lì no, perché magari può sempre prendersene un altro anche peggio, e quindi no, cioè, nel senso, non è, secondo me il mercato non è, per dirla alla partenopea, scordammocio passato, cioè no, è andata, ricordiamocelo il passato, perché può sempre insegnare. Sempre, ovviamente pensiamo al passato perché è in insegnamento, pensiamo anche al futuro, quindi magari chissà, vedremo se a gennaio ci sarà spazio per un colpo, magari su richiesta anche esplicita di Inzaghi, vediamo come rientrerà comunque Arnautovic, quali saranno, no, anche le condizioni di Sanchez, perché comunque... Ecco, guarda, vuoi saperne una? Secondo me se l'Inter prende qualcosa, prende un centrocampista di fisico, magari che possa unire un po' un po' fisico e tecnica, ma anche lì lo prende se va via qualcuno. Sì, se effettivamente in mediana va via qualcuno, si libera uno slot, e allora secondo me può prendere un giocatore con quelle caratteristiche lì. Se no, secondo me è difficile. Rimaniamo pensare così. Che sì. E soprattutto pensiamo al presente, godiamoci la Tula, che in questo avvio di stagione comunque ha dimostrato di essere una delle coppie, secondo me, più forti d'Europa, proprio per come
No, si intendono in mezzo al campo. Lautaro ha raggiunto uno status, ne abbiamo parlato anche nel video di ieri, uno status superiore, ne beneficia tutta la squadra, ma ne beneficia anche Thuram, perché Thuram è arrivato, c'è stato bisogno, no, appunto, di un periodo di adattamento di lavoro, perché non ce lo ricordiamo, il Thuram visto nelle amichevoli estive, doveva ancora inserirsi, è arrivato che giocava, insomma, aveva giocato come esterno, anche se l'ultima stagione aveva già iniziato a giocare in posizione più centrale, però c'è tanto lavoro dietro e sicuramente dobbiamo goderci il presente, anche in un'ottica futura. È chiaro che Thuram e Lautaro rappresentano un patrimonio molto importante, quindi poi tutte le valutazioni dovranno essere fatte anche su questo. Io, Mattia, ti ringrazio per essere venuto con noi. Io Grazie, grazie a te. invito tutti coloro che hanno seguito il video a iscrivervi al canale YouTube, a lasciare un commento, ovviamente a dire la vostra, sia sulla suggestione Taremi invernale, oppure se secondo voi c'è bisogno, no, di acquistare a gennaio sul mercato una quinta punta. E ovviamente scatenatevi anche sul dibattito Icardi, se siete favorevoli o no a un suo eventuale ritorno. Noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto. Mi raccomando, seguite il sito www.fcinternews.it, seguite i nostri canali social per vivere insieme la vigilia di Inter Bologna. E non mi resta che lasciarvi con un carosissimo sempre Forza Inter.